Si sente? Faccio solo una breve parentesi un po' biografica, un po' che cerco di spiegare anche perché mi trovo qua a parlare di questa cosa. Chi? Allora, io all'inizio del dottorato avevo scritto un saggio per una rivista tedesca che proponeva come tema Grenzen, limiti. Io non sapevo cosa proporre, no. L'ho conosciuto Giancarlo Motta, all'inizio con cui ho iniziato il dottorato insieme ad Antonio Pizzigoni, avevo scoperto Foucault, avevo scoperto una metodologia, ho scoperto alcuni concetti che volevo un po' mettere alla prova. E in occasione di questa call io proposi la linea Maginot, ma fu una proposta del tutto innocente, cioè, non era legata all'inizio, cioè, ai miei interessi di dottorato, però volevo mettere alla prova una metodologia così, anche un modo di giocare con i concetti che non avevo praticato fino a quel momento. E poi per altri motivi, quando decisi cosa fare del mio dottorato, individuai un tema che fu quello della distribuzione. E in particolare affrontai questo tema a partire da un corpus di manuali. Perché motivi? Perché i manuali mettevano ponevano il problema tra gli anni 30 e gli anni 50, ponevano la questione della distribuzione. Perché ciò accadeva proprio in quegli anni? Per questo motivo. Perché alcune tipologie di edifici pubblici erano diventati talmente complessi che i tipi, i repertori convenzionali non funzionavano più. Per fare una banca non era sufficiente, per fare un ospedale ad esempio non era sufficiente ricorrere, utilizzare, non so, il Duran o qualche altro repertorio anche un po' diciamo più aggiornato. Era necessario capire come funzionavano veramente queste funzioni, e ciò si svincolava dalla loro forma temporaneamente. Poi, mentre affrontavo questa ricerca, mi sono accorto di una cosa, che la distribuzione come termine non è affatto chiaro. Noi quando parliamo di distribuzione, quindi siamo d'accordo che si tratta di percorsi, di come funzionano, come sono collegati gli spazi tra di loro, però non è che siamo molto chiari nell'esplicitare che cos'è una distribuzione. E la cosa si complica ancora di più quando ci confrontiamo con gli inglesi o con i tedeschi. Cioè, ad esempio, nella lingua inglese non esiste affatto distribution. Io l'ho utilizzato nella mia tesi per c'era una forzatura, ma se parlo di distribution la gente non mi capisce. Al limite, non so, si può ricorrere alla definizione di building type, ma come sapete il tipo di distribuzione, ma perlomeno per come nelle convenzioni, diciamo, del discorso architettonico italiano collidono. Allora io, come dire, per evitare un po' di dare una definizione di distribuzione, ho proposto e propongo tuttora di utilizzare non tanto, cioè, quindi un repertorio di figure, diciamo, conveniamo, siamo tutti d'accordo che questo genere di figure pone la questione della distribuzione. Ci sono delle convenzioni che ci dicono che ci stiamo occupando di questa questione qua. E quindi adesso arriva l'architettura militare. Perché l'architettura militare? Perché nel Novecento, in particolare le fortificazioni militari lineari, grandi, come quelli di cui ha accennato e di cui ci occuperemo in questa presentazione, come la linea Maginot e l'Atlantic Wall, mettono in scena la distribuzione in un modo notevole, che nessun'altra tipologia riesce a fare. Cioè, sono veramente un esempio utile per capire come una distribuzione, qual è l'espressione, il carattere di una distribuzione. Quindi la domanda che mi sono posto e che per cui cerco di argomentare in questa breve presentazione è questa: qual è il carattere di un'architettura che ha come sua ragione logica la distribuzione? La fortificazione militare, come ho detto, è un'espressione convincente dell'architettura che nasce come risposta a un problema distributivo. Cioè, la fortificazione novecentesca aggiunge a quegli schemi distributivi che ho mostrato prima, però un elemento in più, che è quello anche il loro dato di realtà, che è il rapporto con la forma del suolo, e che poi in sostanza è nella convenzione del discorso riguarda poi la cartografia, si esprime nei termini della cartografia. Diciamo che questa dimensione un po' duplice che c'è nella, sono quei due ingredienti alla base dell'architettura militare, della fortificazione militare novecentesca, sono ben individuati da Rocchi, che è questo storico che all'inizio del Novecento scrive un trattato di fortificazioni,
sono i due concetti della difesa attiva e dell'occultamento. La difesa attiva, grosso modo, era quello che vedevamo già in questi schemi qua, cioè si trattava di disporre gli armamenti nel modo più logico e efficace possibile. E invece il secondo ingrediente, come ho detto, è quello della carta. Cioè occultare significa nascondersi, stare sotto la terra, cioè individuare nella morfologia terrestre una componente come del progetto che agisce come, come componente di difesa, un dispositivo di difesa, visto che ieri abbiamo evocato la questione del dispositivo. La fortificazione novecentesca però è l'esito di un processo di evoluzione della fortificazione che rompe quelle forme precedenti, tipo quella della piazza forte, no? La città murata, la città che si costruisce sulla base del disegno umanistico. In un certo senso la fortificazione lineare della linea Maginot è la crisi, l'espressione della crisi di questa piazza forte, no? E al contempo potremmo dire che l'espressione della crisi, della cosmologia, dell'umanesimo, dell'antropocentrismo. E l'emancipazione, diciamo, da questo spazio che Deleuze definisce striato, cioè uno spazio che la mente pretende di controllare, la mente, ma ciò si esplicita anche nel potere dello Stato sul territorio. E l'emancipazione da questo spazio striato è ritorno a uno spazio liscio, uno spazio in cui, come dice Antonio Pizzigoni, è uno spazio che è scavato come da un verme che si muove sottoterra, un verme che si muove, che scava lo spazio attorno a se stesso. Però ecco, quello che mi sembrava divertente far notare con questa slide è che in realtà la crisi, cioè non si tratta di una rottura evidente, ma in realtà il motivo della crisi della cosmologia umanistica era già implicita, se si muoveva già nei sotterranei, come si vede in questo trattato, l'immagine di questo trattato alle mie spalle che riguarda la costruzione del sotterraneo come si dispongono le mine, eccetera, si dispone lungo le dorsali, le ramificazioni dei bastioni, scava lentamente sottoterra per quella che sarà la crisi della cosmologia umanistica. La linea Maginot nasce nel 27 per volere di un ministro francese, André Maginot, che promuove la realizzazione di un fronte di difesa lineare tra l'Italia e la Germania, l'estensione di quest'opera, come ha detto il professore prima, va dal Mediterraneo, dalla Costa Azzurra fino alle Fiandre, dove ci sono dei settori inondabili. Raggiunge una prima configurazione complessiva tra il 33 e il 35 e poi si conclude nel 39. E diciamo che nonostante la campagna propagandistica che segue, segue questa realizzazione, che diciamo, propone la linea Maginot come una linea continua, in realtà la linea Maginot non è affatto una linea continua, ma è una sequenza intervallata di settori fortificati e così, disposti lungo questa traiettoria che si muove tra l'Italia e la Francia. Poi in realtà la linea Maginot non è una linea, ma cioè, non è un muro come veniva presentato nella propaganda, una linea singola, ma è una molteplicità di linee affiancate, intrecciate, che costituiscono, diciamo, una sorta di nastro, un nastro lineare. E schematizzato, questo nastro lineare si configura in due zone, cioè veniva un po' presentato così. Una zona più vicina alla frontiera, che è quella che si vede più in alto, che era la zona che ospitava gli ostacoli un po' anticarro, e poi una zona invece più arretrata, che era quella dove stavano gli uomini di ricovero dei mezzi o comunque poi anche eventualmente di attacco per postazioni antiaeree. E in questo sistema gioca un ruolo essenziale il bunker, che sono quelli, il bunker qua lo si vede individuati da questi, sono questi qua i bunker, che hanno la particolarità di non essere tanto dei punti, cioè non si tratta di punti linee superficie candidi. Qua la questione è quella di una linea che si annoda su se stessa, che si scava e che riconosciamo come un punto solo in maniera convenzionale, ma in realtà è una linea sola, una linea che si avvolge, perché la carta è costituita da linee, non è costituita da altri elementi. E come un formicaio, la linea Maginot è tra le linee fortificate e poi quella caratterizzata dalla maggiore estensione di percorsi in profondità, spazi per il ricovero di soldati, di mezzi, eccetera. Il carattere sotterraneo del luogo è certamente quello più sorprendente di quest'opera.
ma soprattutto direi quello più perturbante, come può mostrare un po' questa cartolina dove si vede un tizio che si fa fare una fotografia dove, anziché esserci la Torre di Pisa, scrive saluti dalla linea Maginot, ma come vedete non si vede assolutamente nulla. Perché? Perché la linea Maginot è un rimosso che ritorna, che persiste nella memoria, un'opera che non si sa bene dove sia, in cosa consista concretamente, ma comunque gli si riconosce un'esistenza, è come un'invisibile presenza monumentale. È un dato di, peraltro, di impercettibilità aggravato dall'estensione territoriale dell'opera, che non può essere percepita nella sua interezza, ma sempre solo per la sua frammentarietà. Ciò che si può percepire della Maginot, senza addentrarsi nella terra, nelle viscere della terra, sono alcune emergenze rizomatiche. Sono queste torrette qua, no? Che sono dei gusci in cemento armato, alcuni si erano fatti come delle viti, no? Per cui potevano essere alzati e abbassati per motivi di occultamento, di camuffarsi nella forma del suolo. E questi punti di affioramento sono come delle piccolissime cavità ricavate all'interno delle teste dei pozzi, che funzionano proprio come dispositivi di distribuzione verticale, no? Questi qua sono dei dispositivi di distribuzione verticale, di attori di scala. E sono collegati con il labirinto in profondità, perché ogni emergenza nasconde sempre un labirinto, come dicevo. E poi a questa configurazione si aggiunge una seconda dimensione della Maginot, che è invece più innestata in una caratteristica cartografica dell'architettura, quella dell'indecidibilità del rapporto natura-cultura, perché fare una buona architettura militare significava riconoscere, come ho detto all'inizio, nella forma del suolo già una forma dell'architettura. E che questo è il segreto che si vede. Come vedete, questa è una collina. È una collina che all'interno dei dispositivi piantati dentro come se fossero delle patate. E questa dimensione sottile, no? Cioè, qui c'è una dimensione sottile che si avvolge tutta questa collina, che è una sorta di allestimento della superficie, e quello che ritorna ad essere piano piano uno spazio striato, cioè lo spazio liscio che ritorna a essere uno spazio che l'uomo controlla, domina, con trincee areminate. Le piante di settori fortificati non hanno nulla di antropocentrico, non hanno nulla di un disegno che potremmo dire, come dice Giuseppe Ferraris, un disegno pentecostale. Un architetto che si mette in contatto con lo Spirito Santo, che per forza lo Spirito Santo fa progetto. No? Non c'è nulla, non ce ne sono delle idee che si innestano nella mente dell'autore, ma è altro. Cioè, la Maginot non ha nulla a che vedere con il disegno. Sono dei dispositivi che dialogano tra loro, sono un assemblaggio di frammenti, non è una composizione, un assemblaggio di frammenti, sono degli organi senza corpo, sono degli organi che vivono come sono fatti loro stessi. Immaginiamoci come un cervello che funziona senza il resto delle altre parti del corpo, un cuore che funziona senza... E non c'è un senso nel raggruppamento, ma c'è sempre solo un altro organo che lo raggruppa, per cui quello che è divertente vedere in queste piante... Ah no, scusate, era questo quello che ho detto. Poi dopo ritorniamo indietro. Sono tutti dei pezzi che si raggrumano, e queste stesse nervature sono degli organi anche loro, ma non potrebbero prescindere da ciò che vanno a collegare. E quindi diciamo che la linea Maginot è una sorta di circolazione abitata. L'immagine che ho mostrato prima, che ho inserito un po' all'ultimo, che ho visto nel libro che ho pubblicato Giorgio Pellima, che mi era già stato suggerito da Giancarlo Motta, mi fa notare come in realtà alcune cose che ho detto, come potete immaginare, un discorso speculativo quello che sto facendo sulla Maginot, in realtà lo si ritrova facendo un'analisi ad esempio delle miniere. Questa qua è una tavola che deriva dalla tesi di laurea di Giorgio Peguin, una sezione dove si vede, che si intitola La miniera e i suoi elementi, no? Dove, che potrebbe essere benissimo una sezione fatta da qualche parte lungo la linea Maginot, una patata in questa piantata su un confine. Ecco, questa è la pianta di un settore fortificato, che mostra un po' la ricchezza di differenze che si accumulano nella ripetizione di alcuni elementi, no? C'è praticamente un solo organo di circolazione che si dispiega in molteplici varianti, sono gallerie, nodi, incroci, bivi. E il rilievo di un settore fortificato come questo mostra questa cosa che è centrale, che bisogna dire, che l'architettura militare non è un corpo.
ma non è un edificio corpo, è un guscio che racchiude piuttosto un corpo più piccolo, quello del soldato, che si muove, che si costruisce come un guscio attorno ad esso. E quello che possiamo percepire come un labirinto in realtà è un'entità che ha uno statuto ontologico diverso, che è esito di uno svolgimento di un'azione, non ha nulla di ontologico. Quindi io quello che propongo di utilizzare come definizione provvisoria è quella di non di un corpo, non di un edificio corpo, ma di un corpo edificio, cioè un corpo che si struttura attorno come un guscio. Gli ingressi della linea Maginot, che sono le parti che oltre alle torrette come ho mostrato prima si vedono, sono dei blocchi compatti con dei gusci molto spessi, ma che hanno una particolarità molto interessante, che non sono composti da elementi. Sono degli elementi, sono delle strutture monolitiche scavate. Come vedete qua i muri sono tutti spessi, non ci sono delle partizioni, non ci sono dei tramezzi di cartongesso, no? L'edificio è un blocco scavato al suo interno e anziché uno spazio suddiviso in stanze è proprio come una cosa unitaria, è una superficie che è una buona monade, cioè, è una superficie che si piega. No? Si piega come una lettera che si piega per entrare dentro una busta sempre più piccola. E l'espressione di questo, come ho chiamato, corpo edificio è individuata da alcune illustrazioni di spaccato, tipo questa qua che è un assonometrico, uno spaccato assonometrico che veniva in una delle illustrazioni pubblicate su una rivista dell'epoca. E questa illustrazione ha la particolarità di esaltare il carattere che ho detto prima di circolazione abitata. Non ci sono stanze, è abitata nel senso che lungo le gallerie si definiscono dei punti di arresto, cioè, e questi punti di arresto hanno un nome, troviamo la kitchen, cucina, no? Questa è un'illustrazione inglese, troviamo dei luoghi dove si sta temporaneamente, ma non sono dei luoghi che nascono per stare, sono comunque dei luoghi dove si circola. Cioè le funzioni non definiscono degli spazi ma dei punti di pausa. Chiamiamole così. È il fermo immagine del flusso complessivo, di questo flusso che si muove, che anima questa linea, e non è nient'altro che la forma di un fermo immagine, una rovina sepolta di una cosa in movimento, qualcosa di strano. E uscendo dal dominio proprio militare, la Maginot è utile ad anticipare poi alcune questioni che saranno magari descritte meglio da Giancarlo Motta dopo, che sono questioni che riguardano un altro spazio, che è quello della periferia, cioè noi in cui la questione distributiva assume un significato che supera tutti gli altri elementi che costituiscono questo spazio, perché è l'unico in grado di strutturare un discorso vero e proprio, come dimostrerò dopo. Quindi la differenza ontologica tra periferia e fortificazione, diciamo che raggiunge attraverso la lente della distribuzione di questo spazio di questa linea di circolazione un appiattimento totale, una flat ontology, mediata dalle convenzioni cartografiche. Poi, ecco, poi è finita la parte empirica della Maginot. Adesso, a differenza dell'Atlantic Wall, la linea Maginot è stata oggetto di una enorme operazione propagandistica, che è più quella che mi interessava veramente, mi interessa ancora tuttora, ma dell'immaginario, come si costruisce un immaginario, come lo si rende efficace. Per cui questa storia, queste 4-5 immagini che mostrerò adesso non hanno nulla a che vedere con la realtà empirica di un fatto, ma al limite si arrestano al fatto immanente. Per cui diciamo che, beh, una cosa che non ho detto ma che ho dato un po' per scontato è che, come sapete, la linea Maginot non è servita assolutamente a niente, perché appena è stata costruita i tedeschi hanno fatto bene che passare da nord, dove c'erano dei settori scoperti nell'Ardenne e sono penetrati senza alcuna difficoltà. E questa sconfitta, diciamo, che avviene sul piano concreto bellico è, diciamo, esito di una promessa non mantenuta da parte dei promotori dell'opera, no? Nei confronti del popolo francese. Perché lo slogan che reggeva la linea Maginot era On se passe pas, cioè da qui non si passa, no? E però per dare più credibilità a questo On se passe pas si doveva costruire un carattere fortemente fantascientifico mediato da tecnologia e altri dispositivi narrativi che davano più solidità a questa posizione. E cosa succede? Succede un'operazione abbastanza interessante analizzando l'immaginario, cioè che
dall'archeologia foucaultiana di prima si passa allo spazio, si ritorna immediatamente nello spazio delle idee, in quella che il motivo per cui Foucault scrive l'archeologia del sapere, perché lui rifiuta che ci sia la possibilità ancora per uno spazio della storia delle idee, eppure se vogliamo descrivere questo immaginario dobbiamo passare attraverso le idee. E queste idee sono, implicano un confronto, diciamo, con un immaginario precedente, perché cos'ha di bello la linea Maginot, ad esempio, è il fatto di spettacolarizzare una dimensione del sotterraneo che nella fine dell'Ottocento, con alcuni autori come questo Eugène Hénard, aveva, diciamo, era stato individuato come una delle possibilità della città futura, come se la città futura avrebbe dovuto svilupparsi di più sottoterra che sopra terra. Diciamo che la linea Maginot radicalizza, estremizza questa posizione del sotterraneo, inverte il rapporto della città su se stesso. Una seconda immagine abbastanza interessante che ho montato qua è questa qua, cioè è l'idea che la modernità tutta possa essere inglobata come all'interno di un edificio, con l'accortezza però di vedere nell'edificio una sorta di macchina performante, sicura, che non ha bisogno di alcun valore aggiunto in rapporto con l'esterno. Un'architettura, diciamo, come dire, senza mediazione, che è alla base della città moderna, no? È abbastanza divertente fare questo paragone, perché si vede che nella descrizione della linea Maginot non c'era più nulla di bellico, ma c'era un carattere che era profondamente urbano, profondamente innestato in un senso positivo della città che andava evolvendo. Poi, per non parlare poi della ripresa, secondo me, della vera caratterizzazione di un tema che Boulez identifica nei suoi disegni, che è quello dell'architettura delle ombre. L'architettura delle ombre è il tema al centro della questione del carattere, perlomeno a mio avviso. Boulez parla del carattere in questi termini. Lui dice: mettere del carattere in un'opera significa usare nel modo giusto tutti i modi più idonei per non farci provare altre sensazioni oltre a quelle caratteristiche del soggetto stesso. Ciò, come ho detto prima, è il ritorno alla questione della monade, cioè di un oggetto che non ha contatto con l'esterno, ma che si alimenta di se stesso, che quindi luci, no? Questa immagine abbastanza suggestiva di un interno, con cui vado verso le conclusioni, dove si vedono questi soldati proiettati sul muro, le ombre degli impianti, tutta un'architettura che non ha alcun rapporto con l'esterno, più o meno come questa biblioteca antica. E infine l'architettura della linea Maginot, esposta nella sua dimensione propagandistica, secondo me è la migliore, è il migliore riferimento inconscio per quello che viene chiamato comunemente come radical design. Il radical design che cos'è? Il radical design è l'espressione paranoica latente dell'architettura militare. Questi qui sono la Exodus City, questi disegni un po' caricaturali di Sozzas, Archizum, sono l'espressione di una paranoia latente, che si manifesta benissimo nei disegni dei radicali. E qui chiudo con questo disegno che ho fatto io, perché a un certo punto, dopo aver un po' speculato su che cosa, su queste questioni, cos'è l'antropocentrico, cos'è antropocentrico, allora mi è sembrato che la migliore rappresentazione, diciamo, allegorica di questo antropocentrismo latente nella linea Maginot, che la identifica un po' come un'opera unica nel suo genere, sia questo uomo leonardesco calato dentro la terra, no? Che separa la porta di Brandeburgo dalla Torre Eiffel, però una specie di caricatura con cui volevo chiudere questa specie di dicotomia insanabile.